quarantesima edizione della Maratona delle Acque, un traguardo decisamente importante. Beh sì, effettivamente 40 anni una manifestazione buddistica non è facile ritrovarla insomma, in Italia, quindi questo è un vanto, perché tenere in vita una manifestazione di questo livello per tutti questi anni è un vanto per la città di Terni, più che altro, perché proprio tramite la Maratona delle Acque insomma, abbiamo come amatori buddistica valorizzato la Cascata delle Marmore, abbiamo iniziato a valorizzare la Cascata delle Marmore, che 40 anni fa insomma di fatto no, non si pagava il biglietto, non era un po' era tutto conosciuta, diverso, no? Sì, conosciuta solo dai nostri. Ecco, e che cosa prevede allora questo quarantesimo anniversario? Ci saranno delle novità, immagino. Beh, la novità più importante è una bellissima medaglia che vi faremo vedere, quindi proprio sarà la medaglia del quarantesimo anno. E poi la Maratona delle Acque insomma è proprio una festa vera e propria, e limitarla solo all'aspetto diciamo della manifestazione podistica è riduttivo, perché si inizia già dal sabato sera con la festa del podista, dove ci saranno tutti questi turisti che verranno con noi, faranno baldoria, canti, balli, e poi c'è la cena, lo stesso sabato c'è la cena offerta dall'organizzazione a tutti quanti. Poi dopo, vabbè, la domenica al campo scuola ci saranno i bambini con il gruppo Metamorfosi che animerà insomma il campo scuola, e i tre percorsi diciamo podistici ludico-motori da 3, da 10 e da 21 chilometri. Quelli da 21 chilometri è anche competitivo, quindi daremo anche l'aspetto diciamo della competizione per questo che è un percorso più duro. Le adesioni al momento? Guardate, abbiamo già 6 pullman, quindi, che verranno da fuori, di cui uno dalla Slovenia, quindi già 300 turisti da fuori dell'Umbria. Poi dopo contiamo insomma di ricevere ancora iscrizioni dei Ternani, degli Umbri e anche da qualche altro gruppo da fuori dell'Umbria. Allora siamo arrivati a questa 40ª edizione, permettetemi di esprimere anche una grande soddisfazione, perché organizzare 40 edizioni non sono poche, forse mi hanno mantenuto anche giovane in questo senso, però è un impegno molto gravoso, molto importante, ma anche molto bello, perché è stimolante, perché vedere anche quest'anno circa 280-300 persone venire da fuori e andare negli alberghi, quindi fare degli alberghi il tutto esaurito, veramente è una cosa meravigliosa. Quest'anno abbiamo anche un gruppo che viene da Nova Gorica in Slovenia, un gruppo di 45 persone, quindi un'ulteriore soddisfazione che ci dà anche forse la carica per continuare. Ripeto, non è molto facile, ma noi che abbiamo tenuto tanto alla crescita della città sul piano culturale, ma soprattutto sul piano del turismo, diciamo che questo per noi è un grande successo, e ci dispiace a volte se c'è questa disattenzione un po' troppo evidente nel creare iniziative ed eventi che promuovono Terni, il nostro territorio, che ha bisogno proprio di questi eventi.